Ciao a tutti, oggi facciamo una lezione di yoga base molto adatta alle persone che vogliono iniziare questa disciplina. Allineiamo bene la colonna, rilassa bene le tue spalle, porta i palmi delle mani verso l'alto, occhi chiusi un attimo. Facciamo solo tre grandi respiri profondi. Connettiti bene con la base d'appoggio, col bacino. Senti la colonna che cresce bene verso l'alto. Rilassa bene le tue spalle. Piano, lentamente, facciamo scivolare le mani indietro, appoggiamo le mani dietro al bacino, una posizione comoda, una posizione di sostegno. Spingiamo con le mani e archiamo un po' la schiena per rivolgere il cuore verso l'alto. Facciamo tre bei respiri qui, cuore al cielo, mani in spinta, collo lungo. Poi lentamente torna al centro. E semplicemente facciamo scivolare le braccia in avanti, lascia cadere bene giù la testa e le spalle. Facciamo tre bei respiri qui. Aiutandoti con le mani, piano piano porta la schiena perpendicolare al pavimento. E facciamo solo questo movimento che abbiamo fatto con il vinyasa. Appoggio le mani indietro, inspiro, perciò concateniamo bene il respiro al movimento. Espiro, lascia cadere il tronco, in avanti. Inspiro, appoggia bene le mani indietro, arca bene la schiena, scapole si avvicinano. Espirando lascia cadere il tronco in avanti, testa pesante, inspiro, spingi con le mani, cuore al cielo, scapole vicine, espirando lascia cadere tutto in avanti, rilassa bene spalle e gomiti e piano torna al centro. Resta un attimo al centro, assicurati di non essere né indietro né in avanti, ma proprio esattamente al centro. E piano libera. Liberiamo le gambe, apriamo un po' i piedini, posizione comoda. Anche se non riesci a aprire tanto, va bene anche poco, l'importante è che le gambe siano rilassate e non ci sia tanta tensione, perciò scegli tu una tua apertura dove riesci a gestire bene il movimento e la posizione. E appoggiamo una mano davanti al bacino, una mano dietro al bacino. Spingi con le mani, allunga bene la schiena, guarda dietro. Facciamo solo tre respiri qui. Allunga la schiena. Rilassa le gambe. E fare dei bei respiri profondi. Piano torna al centro. Semplicemente cambiamo l'avvitamento. L'altra mano avanti, che spinge il pavimento. Una mano indietro, che spinge il pavimento. Schiena lunga. Guarda verso dietro. Tre bei respiri. Rilassa le gambe, allunga bene la schiena, fai dei bei respiri profondi. E piano torna al centro. Incrociamo le gambe se possiamo e spostiamo il peso in avanti e ci mettiamo in posizione quadrupedica. Mani ben sotto le spalle, ginocchia ben sotto il bacino. Inspiro, archiamo la schiena,
cuore bene verso il cielo, arca bene qua, testa al cielo, coda al cielo. Tre respiri in questa posizione, assicurati di non lasciare proprio cadere la pancia è dolcemente attiva, come a trattenere i visceri un po' verso dentro. La schiena si arca, ma la pancia è attiva. Questa si chiama la posizione della tigre, e poi espirando piano la coda va tra le gambe, tutta la schiena si flette, la testa cade giù, lo sguardo più o meno zona ginocchia, o se vuoi addirittura avvitati un po' di più, sguardo all'ombelico. Spingi bene con le mani sono ben aperte, mani che spingono, ginocchia che spingono, schiena flessa. Bei respiri lenti, profondi. Cerca una schiena ben rotonda, una bella flessione di colonna a tutti i livelli. Senza esagerare, ma cerca questa forma. Risucchia bene la pancia. E anche qui facciamo con il vinyasa. Inspiro. Estendi la colonna, posizione della tigre. Guarda il cielo con la coda e con la testa. Espirando, posizione del gatto. Guarda bene l'ombelico. Inspiro tigre, usa bene il respiro, come se il respiro ti muovesse, espirando gatto, risucchia bene le pelvi, spingi bene con le mani, inspiro tigre, espirando un bel gatto, piano, inspiro tigre, ci fermiamo qui. Ricordati la colonna in arco ma l'addome dolcemente attivo. Appoggiamo solo le dita dei piedi sul tappeto, le ditina dei piedi. Spingi con le mani, perciò le mani spingono, le ginocchia si sollevano, le ginocchia rimangono flesse e spingiamo bene i glutei verso il cielo. Spingi bene i glutei in alto, lascia cadere bene giù la testa, spingi bene con le mani. Questa posizione si chiama cane a faccia in giù, facilitato perché le ginocchia sono piegate. Approfitta per allungare bene la schiena, per spingere bene con le mani. Senti il petto che si apre. Lascia pesare bene giù la testa. Tre bei respiri qui. È una posizione attiva, le mani continuano a spingere, i talloni cadono, perciò non talloni su, lascia ben andare giù i talloni. Schiena lunga, lunga, lunga. Appoggiamo giù le ginocchia, tigre, arca bene la schiena, espirando gatto, risucchia bene l'ombelico e da qui andiamo bambino, andiamo a flettere bene le ginocchia, andiamo ad appoggiare i glutei sui nostri talloni o dove arrivano, arrivano, mentre le mani vanno un po' in avanti, perciò allunga la schiena e poi lascia cadere giù la testa. E anche in questa posizione facciamo tre grandi respiri. La fronte è appoggiata al pavimento. I gomiti sono cadenti, le spalle sono rilassate. Piano, solleva la testa un po', senza esagerare, spingi un po' con le mani e torniamo nella posizione quadrupedica. Inspiro, appoggia le dita, posizione della tigre. Ricordati l'addome sveglio, a trattenere bene i visceri. Spingi con le mani, cane a faccia in giù, facilitato, ginocchia ben piegate. E qui solo facciamo questo piccolo gioco. Solleva bene i talloni e distendi le ginocchia. E poi lascia cadere giù i talloni e fletti le ginocchia. Inspiro, distendi le ginocchia, solleva bene i talloni. Espirando, i talloni si abbassano ma le ginocchia si flettono. Inspiro, distendi i ginocchia, solleva bene i talloni. Espirando, fletti le ginocchia, lascia andare giù i talloni. Inspiro, solleva i talloni, distendi le ginocchia, rimani qui.
Stavolta le ginocchia rimangono tese, solo i talloni scendono fuori l'aria. Inspiro, solleva i talloni. Espirando, lascia andare giù i talloni con le ginocchia distese o se puoi, se vuoi, se il corpo non ti concede, lasciali un po' morbide. Inspiro, solleva bene i talloni. Espirando, abbassa bene i talloni. Inspiro, solleva i talloni. Espirando, lascia cadere giù i talloni. Inspiro, solleva i talloni. Espirando, con i talloni sollevati, piega le ginocchia, appoggia giù le ginocchia. Posizione del gatto, risucchia bene le pelvi, infila bene la coda tra le gambe. Inspiro, tigre, arca la schiena, guarda il cielo. Espirando piano, spingi con le mani, andiamo verso dietro, mantenendo questo arco di schiena. Poi piano piano ti lasci andare giù, bambino Balasana. Posizione del bambino. Appoggia bene la fronte, lascia che le ginocchia in qualche maniera si flettano, lascia andare bene giù i gomiti, facciamo tre bei respiri qui. Lascia pesare bene giù testa, spalle, gomiti. Fai dei bei respiri profondi con la pancia. Piano, solleva la testa, spingi con le mani un bel gatto, risucchia bene le pelvi. Inspiro tigre, punta i piedi, arca bene la schiena, spingi con le mani, cane a faccia in giù. Perciò ginocchia distese, mani in spinta, testa pesante. Ammorbidisci le ginocchia, cammina con le mani verso i tuoi piedi. Tieni le ginocchia morbide, perciò ginocchia flesse e lentamente vieni su, una vertebrina alla volta. Conquistiamo, organizziamo una bella posizione eretta. Assicurati che la schiena sia ben dritta, le spalle rilassate, piedi bene in appoggio. Occhi chiusi. Mento parallelo al pavimento. Solo le braccia escono e vanno verso il cielo, su. Le mani si uniscono se puoi e le spalle invece scendono giù. Uniamo anche i piedi, piedi vicini, vicini, vicini. Se le ginocchia si toccano, lascia i piedi un po' distanti. Se le ginocchia non si toccano, piedi vicini, vicini, vicini. Un unico spaghetto lungo, lungo, lungo. Spingi bene con i piedi, sì, e piano è il bacino che si sposta da un lato e tutto il corpo si organizza, perciò è il bacino che si sposta un po', continua a spingere bene con i piedi, con tutti e due i piedi, assicurati di avere lo stesso peso sotto il piede destro e sotto il piede sinistro, se poi occhi chiusi, tre bei respiri qua. Addome leggermente attivo, piedi che spingono bene via il pavimento, mani ben unite. Respira dentro questa forma, senti bene la forma e piano torna al centro e piano dall'altro lato. È il bacino che si sposta un pochino, può essere anche molto poco, assicurati che i piedi siano ben appoggiati al pavimento. Col peso uguale, se questa posizione è troppo intensa per le tue spalle, fai la stessa cosa con le braccia lungo il corpo. Tre bei respiri qua, piedi spingono in maniera uguale, spalle rilassate, ombelico leggermente risucchiato verso la colonna, abbottona bene l'addome alla tua colonna. E piano torna al centro, inspiro. Espirando piano, le mani si aprono, le mani scendono ma la testa sale, sguardo esattamente all'orizzonte. Apri un po' i piedi, una buona distanza tra i piedi
è esattamente la lunghezza di una tua gamba, di un tuo arto inferiore. Perciò si crea un triangolo che è un triangolo equilatero. Perciò non piedi troppo vicini, non piedi troppo lontani, ecco. Proprio cerca questa sorta di, dico, quasi precisione a livello geometrico. Piega un po' le ginocchia, poco poco, attiva un po' l'addome, assicurati di avere in posizione neutra la schiena, perciò non coda indietro, non coda troppo avanti, una posizione neutra della schiena. Attiva bene l'addome, distendi le ginocchia, stacca le mani. Mantenendo questa posizione degli arti inferiori, perciò i piedi rimangono ben radicati, bacino ben neutro, semplicemente ruotiamo i palmi delle mani verso l'alto e ci incliniamo da un lato. Cerca di mantenere questo allineamento, perciò le braccia non fanno cose strane, mantieni questo bello allineamento, i piedi spingono, la mano che sta sotto ruota con il palmo della mano verso il basso e la appoggi un po' lì, l'altra mano va un pochino più verso su, più verso il cielo. Tre respiri qui, addome attivo, piedi in spinta, collo ben allineato, stacca la mano che sta sotto, ruota il palmo, torna su, senti il centro, senti questo grande lavoro in flessione laterale che abbiamo fatto e piano dall'altro lato. Parti da una bella base d'appoggio, spingi bene con i piedi, assicurati il bacino neutro e inclina un po', può essere anche molto poco, anche solo poco, poco, poco. Assicurati che la testa non faccia cose strane, mantieni la testa ben allineata, le braccia ben allineate come se avessi un manico di scopa dietro la schiena che mantiene questo allineamento, perciò non una mano più in su, una mano più in giù, mantieni un bel allineamento. La mano che sta sotto ruota, appoggia la mano sulla coscia, perciò perdi l'allineamento e vai un po' su con l'altra mano. Questo è un triangolo, un trikonasana nello yoga facilitato, perché i piedi sono paralleli. Addome leggermente attivo. Respiri lenti, sottili, profondi. Stacca la mano che sta sotto, riprendi l'allineamento, piano torna ben su, palmi verso il basso e giù. Piega un po' le ginocchia, tieni le ginocchia flesse, scivola con le mani sulle cosce fino alle caviglie, lascia cadere giù la testa. Può essere anche molto poco, se sei flessibile, lascia andare bene giù la testa, spingi bene su il bacino. Piedi spingono, bacino sale, questo anche poco, non ti preoccupare di andare tanto giù, senti, quando senti la prima tensione fermati e respiraci dentro. E piano, ammorbidisci le ginocchia, appoggia le mani a terra, avvicina un po' i piedi e lentamente appoggia giù un ginocchio, l'altro ginocchio e andiamo giù in posizione supina, perciò pancia su, schiena giù. Depositati un attimo, lasciati ben pesare, lascia respiro spontaneo, e facciamo l'ultima postura, l'ultima asana, appoggia bene i piedi, spingi con i piedi, vieni su con il bacino, una sorta di mezzo ponte, glutei attivi, piedi in spinta, se è tanto intenso fermati anche molto in maniera molto, non sollevare tanto, se invece senti che il corpo ti dà un po' di disponibilità
Vai su fino ad appoggiare le spalle, le scapole, non il collo, mai. Andiamo, se vuoi, ad incrociare le dita delle mani. Avvicina le tue scapole, spingi bene con le mani, cuore al cielo, piedi che spingono, pube in alto. Respira lentamente, profondamente. Piano, libera le mani. Lentamente appoggia una vertebrina alla volta. Non aver fretta di scendere, anzi. Distendi le ginocchia. Palmi verso l'alto, piedi verso fuori, Shavasana. Lascia respiro spontaneo, lascia pesare la testa. Piano, pianissimo anzi, facciamo rotolare la testa un po' a destra, un po' a sinistra. Ci giriamo su un fianco, aiutati con le mani e piano ci posizioniamo in posizione seduta. Incrocia le gambe come vuoi, come puoi. Una posizione comoda, l'importante è che sia una posizione comoda. Rivolgiamo il palmo verso l'alto, i palmi verso l'alto, uniamo pollice e indice. E risuoniamo con un om. Mani davanti al cuore e concludiamo con un saluto tipico che è Namaste. Che vuol dire riconosco la divinità, la parte divina che è in te, che è in noi. E lascio. Questa è una lezione molto semplice, molto basica, però ha gli elementi fondamentali per iniziare a costruire la disciplina. A presto e buona giornata a tutti.